4, 5, 6, ci intervistiamo a vicenda, bellissima questa cosa qua. E questa sì, beh. Niente, il progetto è simile a quello che fu fatto, che sto seguendo da un po' di mesi a questa parte, ossia mi hanno invitato a questa mostra che è Alterazioni. Si tiene in questo comune arroccato nelle montagne di Grosseto, in Toscana. Questa mostra è una mostra d'arte contemporanea, ho proposto un muro perché rimango dell'idea che il muro passa supera i confini della mostra e si passa direttamente dal produttore al consumatore, quindi la gente che è intorno ne gode. Il progetto in sé è una sottile ironia, critica, una satira su quello che è la televisione al mondo d'oggi. Quindi ci sono varie situazioni differenti con lo spaccato della società, dal prete al carabiniere alla donna che porta il suo bambino in giro. Tutti i simboli di virtù, di amicizia, di amore, anche di terrore, di commercio è sostituito da quello che è la televisione, quindi il televisore diventa simbolo e niente, poi il lavoro è compositivo di una serie di situazioni, di personaggi che raccontano una grande storia. Poi non è nulla di aggressivo, i miei disegni sono fatti in modo tale, sono concepiti in modo tale di non essere per forza aggressivi e per forza troppo chiari. Ognuno ci vede quello che vuole secondo quello che è il proprio bagaglio culturale, il proprio background, la propria coscienza, quindi né più né meno. Adesso tutto il progetto si sviluppa anche con dei testi scritti da Lorenzo Mazza e voi che seguite tutta la parte video. Adesso non so come vorrei montarlo, se hai qualche idea. Insomma, verrà una figata. Sì, sì, sì. Bene, sono contento, un'unione di talenti, speriamo che venga fuori un ottimo progetto di muro, video da proporre, da far vedere come testimonianza e di testo scritto da persone capaci. Basta, credo che non ci sia nient'altro da dire. Vado a disegnare. Bravissima.